Ciao a tutti amici, buongiorno. Questo video dal Sacro Impero Pidino dell'Emilia-Romagna e di Bologna. Oggi il Corriere della Sera di Bologna titola "C'è solo casini in campo, la campagna elettorale stenta a partire". Sappiamo che il Corriere della Sera di Bologna ormai vende meno di 2000 copie al giorno, quindi non ce ne preoccupiamo, però fanno questo titolo perché nessun organo di stampa bolognese, emiliano-romagnolo, sta organizzando confronti in cui sia coinvolto Pier Ferdinando Casini. Pier Ferdinando Casini, l'uomo che tutti a Bologna ricordano festante sul terrazzino di Palazzo da Curzio, abbracciato al signor Guazzaloca, al grido "chi non salta un comunista è", oggi si candida per il Partito Democratico, ovvero per il partito di centrosinistra, che ha odiato per tutta la vita il democristiano Enciuccione Casini e oggi se lo ritrova come leader bolognese di questa campagna elettorale. I giornalisti e la stampa locale lo protegge, evitando qualsiasi confronto accuratamente con i giovani e forti candidati del Movimento 5 Stelle, che sono Alessandra Carbonaro, Michela Montevecchi, Davide De Matteis e il famoso comico Paolo Maria Veronica, questi per i collegi uninominali. Contro Casini ci sarebbe Michela Montevecchi, dispostissima a fare un confronto con lui, l'ha già detto, ma non li organizzano. Perché? Perché sanno che il PD qui, quando va male, quando proprio è in situazioni imbarazzanti, non scende sotto il 40%, perché purtroppo i bolognesi in un modo o nell'altro sono legati a questo partito, fra le varie attività locali, associazioni e società, c'è un controllo, che lo sappiamo, d'apparato sistemico su questa città, che è tuttora enorme. Economicamente, comunque, anche durante la crisi, è una città che tiene un pochino più che altre città del nostro paese, e quindi si continua a votare col prosciutto sugli occhi. Allora, dove buttiamo quelli che non prenderebbero un voto da nessun'altra parte? In Emilia-Romagna, a Bologna e via di Lorenzin, Fassino, Fedeli, Casini, olè, chi più ne ha più ne metta, perché tanto lì ci sono i seggi sicuri, dove quando facciamo schifo prendiamo il 40%. Questo è il ragionamento del Partito Democratico, questo vi schiaffano in faccia voi bolognesi, emiliano-romagnoli, convinti che voi votiate loro indipendentemente da qualsiasi ragionamento, quindi è anche abbastanza offensivo e arrogante. Io spero che lo capiate, che lo capiscano gli anziani presi in giro per tutta una vita da questi signori. So che è difficile, invito tutti a sussurrarlo piano, a spiegarlo, a cercare di farlo capire, perché questa è, ahinoi, la situazione. In più, cosa succede? Non solo evitano accuratamente i confronti, perché hai solo da perdere, tu Casini, che sei a Bologna col 40%, a fare un confronto con giovani freschi che possono mostrare tutte le tue contraddizioni e sottrarti i voti semplicemente anche solo da una fotografia, mettere uno dei nostri candidati accanto a questo vecchio politicante, per il Partito Democratico sarebbe devastante. Ma non solo accade questo a Bologna, abbiamo anche la destra che fa desistenza e lascia campo aperto a Casini, perché c'è già un accordo, signori, c'è già l'accordo fra Forza Italia e il PD, e quindi non si disturba il manovratore. E invece che candidare Lucia Borgonzoni, che è la persona più forte del centrodestra a Bologna, personaggio televisivo, chi candidano contro Casini? Ecco, chi candidano? Bah, la signora Brunelli, mi sembra. Guardate, no, non sto scherzando, faccio fatica anch'io a ricordarmi il nome, perché praticamente non fa nulla, non è apparsa, non si sa nulla. Desistenza totale. In più, chi candida capolista la Lega invece sulla Camera, invece che uno dei suoi attivisti, una delle sue persone, eh? Il poliziotto Tonelli! Tonelli, quello che ha sempre giustificato chi ha ammazzato Aldrovandi, e oggi ci dice che gli immigrati li paragona agli autovelox, cioè dice l'esasperazione di Traini davanti agli immigrati è paragonabile all'insofferenza degli imolesi davanti agli autovelox che li hanno presi a sprangate perché fanno troppe multe. Ecco, candidano uno dei poliziotti più invisi a tutti i suoi colleghi, e
Via che facciamo desistenza, lasciamo spazio al Partito Democratico. Ecco, è veramente una situazione imbarazzante. E questa, noi chiediamo assolutamente un confronto, chiediamo dei confronti con il signor Casini, che scappa da tutto, fa i selfie, fa il piacione, ma è una cosa imbarazzante, è da nausea per questa città. Io invito veramente tutti i bolognesi per una volta a fare un atto di coraggio, a scrollarsi di dosso questo partito che vi prende per i fondelli clamorosamente, gioca con le poltrone, cambia, mette assessori in base a chi non va nel listino per le politiche, veramente una cosa imbarazzante, lotta fra i due candidati alla segreteria del partito per 6 mesi, città bloccata perché Critelli e Rizzo Nervo si sfidano per governare la segreteria bolognese e poi tutti e due vengono candidati per il Parlamento in posizioni sicure, in barba a tutti i bolognesi che avevano creduto seriamente alla loro candidatura. Io non lo so, veramente, se a voi bolognesi, se a voi emiliano-romagnoli piace essere trattati così, io non so più veramente cosa dire. Saluto tutti i 5 Stelle che stanno combattendo, un mega in bocca al lupo ai nostri bravissimi candidati che sono pronti a qualsiasi confronto con chi sfugge perché sa che ha da perdere da qualsiasi confronto con noi. Ciao a tutti, buona giornata.